Salve ragazzi e ragazze, rieccomi. Volevo cominciare questo video ringraziando Yuki Fimo, per l'intro del canale. Yuki è stupenda, mi piace tantissimo la farfalla che si crea piano piano, la scritta finale, i colori che ho utilizzato, è stupendo, sono rimasta a bocca aperta, mi è piaciuto proprio da morire. Grazie. Sono stata yukizzata, ho subito un extreme makeover del canale grazie a Yuki. Grazie Yuki. Dopo questi ringraziamenti, volevo mostrarvi alcune piccole creazioni che ho realizzato ultimamente. Sono delle creazioni alcune ripetitive perché ho fatto lo stesso ciondolo per 2 volte, quindi non so se vi è mai capitato, ma fare la stessa cosa ripetutamente a volte diventa poche parole, ti vengono quegli scatti di fila che vorresti creare qualcosa, ma poi devi fare sempre la stessa cosa. Vabbè, io come sempre divago sempre. Ho fatto questa collana per ben 2 volte, l'Helix Rivoli. Lo schermo lo potete prendere dal sito di Happyland, al costo di 6 euro. Io l'ho creata in questo, lo stesso identico colore. Cioè, neanche il colore ho potuto cambiare, uguale colore perché le è piaciuto così tantissimo alla persona, la persona che me l'ha commissionato, e quindi anche il colore è uguale, identico, quindi neanche il pensiero di dover cambiare colore, di dover sperimentare con altri colori, perché già anche un ciondolo, se lo riproduci un altro colore, già ha tutt'altro effetto, invece qui l'ho dovuto riproporre proprio uguale. Anche la catena uguale, tutto uguale. Le è piaciuto così e quindi così l'ho dovuto riprodurre. Questo già l'avevo mostrato in un video precedente, cioè questo qui avevo mostrato in un video precedente, quindi questo diciamo è il fratellino identico al Rivoli centrale Tanzanite da 14, questi Rivoli Swarovski da 4. I picot a intervallare con ogni Swarovski, e questo è il risultato. L'unica cosa che mi sono messa alla prova è che ho dovuto fare anche gli orecchini, perché la ragazza mi ha commissionato collana ed orecchini, quindi gli orecchini lì sono stata un po' più felice di realizzarli, perché lì era tutto diciamo al buio, quindi dovevo fare prove, dovevo dover fare varie modifiche. E quindi ho fatto 2 versioni. Prima avevo fatto la versione questa qui con i petali un po' più lunghetti, uguale simil ciondolo. Però l'ho guardato, ho detto vabbè, ne esce un orecchino un po' troppo grande. E quindi ho fatto la versione un po' più piccolina, con i petali un po' più piccoli. E il risultato mi piace molto. Ho creato prima di tutto, invece del Rivoli da 14, ho preso uno chaton da 8,16 mm per farlo più piccolino, micro. Poi ho creato soltanto 4 petali, invece il ciondolo ne porta 6. Ho creato solo 4 petali e ogni petalo l'ho distanziato con uno Swarovski. E questo è il risultato. Poi su ogni punta ho messo sempre uno Swarovskino. E invece nel centro ho messo soltanto tutti questi picot. Lavorare con gli chaton mi piace tantissimo. Credo che ogni volta che farò un ordine inserirò anche questo componente perché mi piace tanto. Questi sono Violet, centrale Violet. Ne ho altri che sono Crystal, quindi li incastonerò subito per farci un'idea che mi è venuta in mente appena avrò fatto tutti, diciamo, tutti gli ordini che mi sono stati ordinati. Vabbè, tutti gli ordini sono stati già, ma che cavolo ho detto non lo so. Vabbè, spero che mi avete capito. Vabbè, passiamo avanti. Mi piace tanto questo orecchino, ne farò anche alcuni per me. Credo che mi farò il fratellino di questo grande, visto che è rimasto orfanello solo. Questo è il compagno di questo qui e spero che piacciono anche alla persona a cui andranno. Poi ho creato. A volte mi metto lì con le perline davanti e voglio inventarmi qualcosina.
mi viene proprio la voglia di non mettermi nessuno schema davanti e fare, diciamo, come mi porta la testa, come mi porta il cuore, diciamo. Vai dove ti portano le perline. Allora, ho creato questa. Io volevo fare una campanella, ma chiunque ha visto questo elemento, questo componente qui, mi ha detto che sembra un lampadario. Quindi, o mi tengo il lampadario, oppure tolgo questo perlone esagerato che ho messo all'interno e metto dei bigono Swarovski. Ancora non ho fatto modifiche in quanto sono stata impegnata con il tutorial della teiera. Quindi non tocco una perlina da un po' di tempo, a parte per il tutorial. Ho creato questa campanellina simile lampadario con delle Delica 110 celesti, vabbè, stavo inquadrando da un'altra parte. Queste Delica celesti, queste locaie lavender da 15 e queste altre locaie turchesi da 15. Poi ho inserito questa perla da 4, sì, da 4 mm, no, da 6, scusate, da 6, e quindi dà questo effetto lampadario. Ma credo che se tolgo questa perla e metto dei Swarovski o qualcosina, un componente un po' più piccolino, diventerà una graziosa campanella. Ed eccoci qua. Poi ho creato questa Gensha. Volevo fare. Questa è la mamma, volevo fare la figlia ed eccola qui. Questa volevo appenderla al cellulare, quindi dovevo soltanto mettere questo affarino vicino e poi appenderla al cellulare. Ho visto questa foto, ho visto una foto su un blog di questa Gensha uguale, cioè stessi colori, stesso con l'oro, col bianco, identica, ed era fatta al Back Stitch. Siccome io e il Back Stitch non andiamo tanto d'accordo, in quanto io utilizzo del filo di nylon monofilamento e quindi credo che non sia adatta quella tecnica per quel filo, perché ogni volta che vado a tirare si stappa e si sfascia tutto. Quindi ho preferito rigirare la foto e lavorare con il peyote e inserire questa fila centrale e lavorare al peyote. L'unica cosa che ho fatto in Back Stitch sono le piccole punte della farfalla, questa qui a rilievo, le piccole punte della farfalla perché anche, diciamo, il centro l'ho fatta in peyote e soltanto queste puntine qui le ho fatte in Brick Stitch. Poi ho fatto questa solina, ho inserito questi due anellini, su ogni anellino ho messo due cipollotti, uno rosso e uno nero, uno più grande e uno più piccolo, e questo è il risultato. Mi piace tanto, già se l'è fregata mia sorella, quindi me ne devo fare un'altra per il cellulare nuovo, perché ho intenzione di comprarmi un cellulare con una risoluzione un po' più migliore di questa, così per il tutorial non ci saranno problemi. E questa è la grinciottina. Poi l'ultima cosa che ho creato è questa qui, è uno Star Rivoli 3. Lo schema potete acquistarlo come questo dell'Helix Rivoli, questo qua, sul sito di Happyland al costo di 6 euro, se non erro. Sì, 6 euro. E mi piace tanto anche i colori che ho utilizzato, mi piace anche lo schema perché lo stesso discorso dell'altra volta è uno schema che è bello, solido, preciso, che neanche il vento, i terremoti lo smuove. Non avevo, oppila è volato, non avevo quelle sfere che indicava lo schema, ma ho aggiunto delle locaie 8-0 e cioè, nel lavoro ci stanno perfettamente, va tutto perfettamente incastrato. L'unica cosa che ho cambiato a questo schema è che allora, innanzitutto ci vuole un rivoli da 14 mm, incastonato con delle Delica da 11 Silverline, ho messo queste qui, e ho fatto due giri di locaie turchesi 15-0. Poi ho usato locaie ancora 15-0 e Silverline dei turchesi. Poi qui ci andavano nelle punte dove vedete questo rosa, ci andavano delle Delica 110. Invece io ho aggiunto delle locaie 110 e ho messo queste qui stupende di questo colore che non avendole da 11 Delica 110 le ho messe
le ho messe le rocaie da 11,0. Mi sto incartando con i numeri. Allora, ripartiamo. E ho messo queste rocaie e il lavoro risulta perfetto, anche se non sono delica, sono andate belle precise, incastrate. Poi ho creato queste puntine e ho finito con delle rocaille turchesi. E questo è il risultato. Mi piace molto, ora dovevo mettere soltanto una collanina, già l'ho vista in un negozio, solo che non l'ho potuto acquistare perché non avevano i terminali. Quindi quella qui stavo a fare una collanina senza terminali, perché sono quelle classiche collanine con, non so se avete presente, una pallina, poi un po' di spazio, un'altra pallina, un po' di spazio, un'altra pallina. Non va il moschettone lì, vanno degli appositi terminali che vanno ad incastro. E non avendo quelli non sapevo come utilizzarla e quindi non ho acquistato neanche la collana. Quindi spero che, siccome l'ho ordinata, spero che presto arriveranno. Ed ecco qua. Mi piace molto il colore, lo utilizzerò appena metterò la collanina, lo utilizzerò spesso perché questi colori mi piacciono tanto, mi ispirano proprio estate, cioè sono belli. Poi il Rivoli Crystal con queste rocaie vicino dà questi riflessi stupendi. Sembra una B, ma invece è solo Crystal. Con questa ultima creazione vi saluto, spero che vi siano state di ispirazione, che vi siano piaciute. Ringrazio di nuovo Yuki Fimo, un bacione e alla prossima. Ciao ragazze e ragazzi, ciao ciao!